Continuano i progetti di promozione culturale nella sede di Home Spazio Arte Eventi, dove giovedì 30 novembre si è concluso il corso di fumetto tenuto dal docente Giuseppe Guida. Ben trovati su TV Gargano, quest'oggi ci troviamo da Home Sae a San Giovanni Rotondo e facciamo insieme un viaggio nel mondo del fumetto insieme a Giuseppe Guida, fumettista, insegnante di fumetto. Giuseppe, grazie per essere qui con noi. Questa sera ci presenti la tua ultima fatica, no? Michelangelo, La parete perfetta, graphic novel della quale i disegni sono firmati da te, il testo è firmato da Giuseppe Cesaro e la copertina di Claudio Villa. Il libro di cui vi parliamo questa sera, l'opera che stiamo promuovendo insieme a Giuseppe Guida, ha invece qualcosa di particolare, qualcosa di un po' più profondo e, come si evince dal titolo, Michelangelo rimanda immediatamente a Michelangelo Buonarroti, quindi c'è della materia non solo sociale ma proprio della materia storica. Ecco, come nasce il progetto di Michelangelo La parete perfetta? Intanto la casa editrice, la Round Robin, ha pensato di collaudare questa nuova collana che si chiama Bolina, dedicata alla storia dell'arte. Lo hanno già fatto altre case editrici in passato nel settore, ed è funziona all'interno delle scuole come introduzione, appunto, educazione all'arte. Il fumetto poi si legge, si identifica un po' tutto quello che è il percorso del disegno e viene utilizzato proprio come metodologia di studio. Il progetto nasce sostanzialmente da in gruppo con l'ANISA, che è l'Associazione Nazionale Italiana di Storia dell'Arte, dove appunto chiama questa casa editrice che è la Round Robin e chiede loro appunto di portare avanti questo progetto editoriale. Da lì poi il percorso di interagire con gli autori e viene fuori quello che è il prodotto finale. Il protagonista, Tommaso, è spinto da, diciamo, da un grande senso artistico, perché manifesta proprio quell'inquietudine che, come Michelangelo, lo spinge verso la ricerca continua, appunto in questo caso della parete perfetta, che poi troverà nel Ponte Sisto di Roma. È proprio allo stesso modo di come Michelangelo è alla ricerca della luce perfetta e del posto perfetto per collocare il Mosè. Quindi è un parallelismo non a caso, non pensato a caso. La bellezza e il sublime erano un po' i concetti che affliggevano Michelangelo, se vogliamo, attraverso un po' tutte le sue opere. Sì, c'è, non solo, ci sono diverse chiavi di lettura del libro. Uno è quello, l'educazione all'arte, facendo capire ai ragazzi che l'arte può essere anche presa in considerazione attraverso un graphic novel. Quindi il bello o quella che è la grandezza per Michelangelo lo si vede appunto in questo ponte, in questa magnificenza che Tommaso rappresentava, diciamo, voleva rappresentare e poi ha rappresentato nell'arcata del ponte. Ecco, qui c'è anche la questione dello spazio, cioè ogni posto può essere un potenziale elemento che può contribuire a far venire fuori un'opera d'arte. Sì, questa è un'altra chiave di lettura. Diciamo, lui, lo street artist in Italia, occupa degli spazi della città, lasciando una sua firma. Diciamo che è una storia particolarmente incisiva anche perché il mezzo utilizzato, quindi, o meglio il genere letterario utilizzato, è altamente espressivo. Sì, diciamo che il graphic novel ha una narrazione, se vogliamo, diversa da quella che è la struttura del fumetto. Ha un testo un po' più aperto a quello che è lo schema fumettistico tradizionale, e quindi in questo caso lo scrittore si sente un po' più, romanza un po' di più rispetto a uno schema fumettistico. Qual è la tecnica che hai utilizzato per questi disegni? La tecnica è quella dell'acquerello, ma perché è una tecnica sperimentata già su altri lavori, come quello di Scampia,
ed è una tecnica che ti lascia, diciamo, più libero di interpretazione o di interpretare il disegno, e nello stesso tempo ti dà un effetto che in questa graphic novel voleva. Lavorare ad un graphic novel, soprattutto per la parte grafica, che è poi la parte essenziale, è un po' come lavorare con gli storyboard, parlando a livello cinematografico. Sì, si prestano entrambi. Considerando che il cinema prende molto dal fumetto, sì, l'aspetto è quello. Poi il testo fa la sua parte. Ad esempio, ci sono sceneggiatori che scrivono anche, per il cinema, quindi hanno la trasposizione la stessa. Cambiano soltanto un po' i tempi da quelli, dalle riprese cinematografiche, però i tagli, le angolazioni, le inquadrature sono uguali. Prima di passare alla stesura di una tavola, cosa fai? Quali sono gli step che segui? Immagino che ci sia un grosso lavoro di sinergia per arrivare al prodotto finito del graphic novel. Sì, si parte comunque dallo storyboard, è fondamentale per capire se allo sceneggiatore può piacere come l'hai organizzato. Naturalmente, tenendo conto sempre del testo, non bisogna andare mai da soli. Seguire uno storyboard, una matita abbozzando le vignette, quindi tutta quella che è il movimento della tavola. Dopodiché si inizia a trasportare quella che è l'immagine dello storyboard sulla tavola definitiva. Dopodiché si introduce il colore ed è finito. Bene, cari amici telespettatori, non vi resta far altro che correre nelle librerie ed accaparrarvi una copia di Michelangelo La parete perfetta. Riuscirà il nostro Tommaso, come Michelangelo, a trovare il modo per poter eseguire il suo capolavoro sul Ponte Sisto? Ai posteri l'ardua sentenza. Bene, io ringrazio Giuseppe Guida per essere stato qui con noi. Grazie, grazie. Giuseppe torna a trovarci. Tra l'altro, si è appena concluso proprio quest'oggi da OMSAE il corso di fumetto tenuto proprio dal professor Guida. Giuseppe, torna presto. Sì, speriamo, insomma, i ragazzi sono stati bravi e grazie anche alla location che hanno organizzato al meglio questo incontro con i ragazzi. Ci sono dei ragazzi talentuosi e va coltivata anche questa passione, perché in Italia l'arte ce n'è anche tanta, insomma, ed è importante. Quindi farò di tutto per ritornare e per incontrarli. Bene, Giuseppe, grazie di tutto, grazie ancora e vi do appuntamento su TV Gargano. Alla prossima.